Il Nuovo Testamento in musica, il capolavoro assoluto della letteratura greca. Come un inno trionfale squillano le nove beatitudini del discorso della montagna. Squilli solenni e gioiosi del messaggio che confortano e danno certezza a tutti coloro cui nessuno mai aveva pensato, né in Grecia né in Israele. Parole semplici e grandi per la vita e per la morte. E con questo canto di speranza e di letizia è sepolta tutta la morale pagana, anche nelle sue forme più nobili ed elevate. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno il mondo. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati sono i puri di cuore, perché contempleranno Dio. Beato chi porta la pace, perché sarà chiamato figlio del Signore. Beato colui che è perseguitato perché cerca la giustizia, perché suo sarà il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi per causa mia. Gioite e rallegratevi, perché sarete ricompensati nei cieli. E quando pregate, non usate parole inutili, perché il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno prima che glielo chiediate. Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà così in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti come li rimettiamo ai nostri debitori. E non indurci in tentazione, ma liberaci dal male. Pagine come le beatitudini, la negazione di Pietro, la passione o la tempesta sedata sono tra le parole più alte che mai siano state dette, non solo per la grandezza delle cose, ma per la potenza ineguagliabile dell'espressione. Per intendere la poesia nei Vangeli basterà esaminare il racconto della tempesta sedata. Si scatena una grande bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca al punto che la barca già si riempiva. Egli intanto stava a poppa e dormiva su un cuscino. Perciò lo svegliano e gli dicono: «Maestro, non ti importa nulla che periamo?» Egli allora, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia, quindi disse loro: «Perché siete paurosi? Non avete ancora fede? Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono?» La serenità di Gesù, il terrore dei discepoli, il rimprovero del Maestro, il miracolo, l'ingenuo stupore degli apostoli ormai salvi,
In pochissime righe è detto tutto e non si poteva dir meglio. Pochissime righe contengono una situazione drammatica, un miracolo, un insegnamento morale sulla fede.